Ai piedi dell'altopiano delle Serre, circondato dalle colline e da un'estesa campagna coltivata, sorge il paesino di Soriano Calabro. La sua particolare collocazione geografica gli offre un clima mite durante tutto l'anno. Noi rappresentiamo questo piccolo comune che fa 3.000 abitanti, situato tra la valle del Mesima e l'altopiano delle Serre, le Serre Calab, dove è sede della Certosa di Serra San Bruno. Non per questo Soriano, anche se non vanta tradizioni altamente turistiche per quello che riguarda purtroppo la posizione naturalistica che non ha mare, non ha montagna, è un paese prettamente collinare, però il nostro impegno come amministrazione è quello di rilanciarlo dal punto di vista turistico, già che si trova lungo l'asse che da Mileto, che è sede vescovile, porta a San Bruno. Una targa all'ingresso del paese accoglie i visitatori e li introduce nell'atmosfera accogliente di un luogo ricco di storie e di cultura. Le origini di Soriano, certamente molto antiche, sono dubbie. I primi dati certi sulla sua storia, infatti, si legano alla fondazione di un convento domenicano nel 1510, eretto in onore del patriarca San Domenico. Il culto del santo, oggi patrono della cittadina calabrese, era fortemente sentito dai sorianesi già in quel periodo. Il paese che ho l'onore di governare ha origini antichissime, però il massimo splendore l'ha avuto in seguito al miracolo avvenuto il 15 di settembre del 1530. In quella notte praticamente le tre Marie, la Madonna, Santa Caterina d'Alessandria e la Maddalena danno il famoso quadro di San Domenico al monaco di Soriano. Da lì questo miracolo si espande in tutto il mondo, si conosce Soriano per questo miracolo, si inizia a fare un grande convento, il più grande convento dell'ordine domenicano in Europa, viene costruita una magnifica chiesa, ci saranno alcuni architetti impegnati alla sua costruzione, architetti importanti, soprattutto napoletani, ma successivamente, come vedremo, anche siciliani. Il monumentale complesso architettonico fu quasi completamente raso al suolo in seguito al tremendo terremoto del 1783. Una minuziosa raffigurazione riprodotta in una stampa lascia immaginare le grandiosità e la bellezza della struttura originaria. In seguito a questo fatto miracoloso viene realizzato qui a Soriano un grandioso complesso monastico che era uno dei più grandi conventi dell'ordine domenicano in Europa. Questo convento non solo era un centro di vita monacale e spirituale, ma era un centro anche di studi teologici e non solo. Non per caso qui studiò anche il filosofo Tommaso Campanella e altri personaggi importanti. E in seguito a questo miracolo, dicevo, venne fatto costruire questo complesso. È dotato di 4 chiostri, di un cimitero, di un palazzo vero e proprio del priorato, oltre a tutti gli ambienti relativi al convento. Il priore di Soriano, oltre ad amministrare la vita spirituale, amministrava anche la vita civile del paese. Infatti, essendo talmente famosi i domenicani di Soriano e talmente ricchi, che comprarono dai Carafa di Napoli la contea di Soriano.
e loro in effetti amministravano la vita civile e la giustizia. Non a caso è uno dei pochi conventi che ha le carceri, carceri che sono state che funzionavano fino a pochi anni fa, essendo Soriano sede di pretura. Oggi si conservano soltanto alcuni tratti delle poderose mura di cinta. Al loro interno, dove un tempo si contavano 5 chiostri e un imponente santuario, sono conservati centinaia di preziosi ruderi. Nell'antica chiesa di San Domenico è rimasta in piedi una parte dell'altare centrale, dove avvenne un prodigioso evento che ancora oggi si lega in maniera indelebile al nome di Soriano. A destra e a sinistra dell'altare centrale è possibile ammirare ciò che rimane di 6 piccole cappelle. Quanto riguarda la chiesa, le fonti descrivono di una chiesa maestosa, grande, compreso la tribuna, il coro e di tanti altri ambienti. Per la decorazione sono stati chiamati scultori e architetti, napoletani, romani e anche siciliani. Basta ricordare l'architetto romano Martino Longhi, che con l'ausilio dello scultore Orfeo Boselli hanno costruito la grandiosa macchina barocca dell'altare maggiore. In seguito vennero qui a Soriano anche artisti romani per la decorazione della navata della chiesa, navata che venne realizzata tenendo conto a modello della Basilica di San Pietro in Vaticano. Insomma, ci sono state tutta una serie di episodi artistici a Soriano che hanno visto questo convento protagonista assoluto di arti e non solo dell'arte. All'interno del sito archeologico è stato da poco inaugurato il MUMAR, un museo che raccoglie frammenti appartenuti al complesso del convento originario. Conserva queste opere d'arte provenienti dall'antica chiesa e alcune di esse sono veramente importanti per la storia dell'arte italiana. Infatti ci sono alcune sculture riferibili ad allievi di Gian Lorenzo Bellini e a quel Giuliano Finelli che è autore anche di numerose sue sculture nel tesoro di San Gennaro a Napoli. Ci sono sculture di Orfeo Boselli, questo artista romano che era il seguito di Gian Lorenzo Bernini, ci sono sculture di artisti siciliani, ci sono sculture di artisti napoletani, tra cui di Domenico Antonio Vaccaro, Cosimo Fanzago, di Matteo Bottigliere, autori proprio di opere indiscusse nella Napoli del Seicento.
Nell'atrio, un mucchio di marmi è stato sistemato in maniera apparentemente casuale per simulare il disastro causato dal sisma. All'interno del museo si conservano innumerevoli ed inestimabili reperti, alcuni dei quali realizzati da artisti di grande fama. Lo straordinario quadro che si lega alla storia del santuario oggi è collocato sull'altare principale della nuova chiesa di San Domenico. All'interno del Duomo si conserva inoltre una statua lignea raffigurante il santo protettore di Soriano, anch'essa legata a vicende che hanno del miracoloso. Una parte dell'antico complesso conventuale è oggi sede degli uffici comunali. L'ingresso del municipio si affaccia su Piazza Gramsci, cuore del borgo di Soriano. Da qui si diramano i numerosi e caratteristici vicoli che costituiscono il centro abitato. Fortemente legati alle proprie tradizioni, i sorianesi oggi possono vantare un'altra eccellenza unica nel suo genere, la Biblioteca Calabrese. Il prestigioso istituto monotematico fondato nel 1981 conta attualmente poco meno di 35.000 volumi. Professor Nicola Provenzano, nato a Vibo Valentia, il 2 gennaio del 1926, residente a Soriano. Io ho fatto per 40 anni il preside della scuola media, tant'è che a Soriano a tutt'oggi mi chiamano il preside. E un po' tutti i sorianesi sono stati miei alunni. 10 anni prima di andarmene in pensione ho raccolto tutti i miei libri di autori calabresi o che parlano della Calabria. Li ho messi assieme. Ho deciso di fondare la Biblioteca Calabrese. La biblioteca che ho fondato io è una biblioteca che si differenzia, va bene, da tutte le altre, proprio per la sua specificità. Tutto quello che c'è è calabrese, o autore o argomento. Allo scopo di valorizzare e far conoscere la biblioteca e i suoi preziosi libri, è stato fondato Rogerius, un periodico giunto ormai al suo 13° anno di pubblicazione. Abbiamo ritenuto opportuno fondare una rivista, un periodico semestrale, che desse visibilità alla biblioteca, facesse conoscere la biblioteca, a cominciare appunto dai libri antichi e rari che vengono acquistati, che riusciamo a trovare, dai libri che gli autori e gli amici donano, la cronaca poi di tutto quello che avviene, e soprattutto poi ci sono gli articoli, ecco, dei migliori, diciamo, importanti autori calabresi, i quali sono lieti di poter partecipare con i loro lavori, e sono professori universitari, studiosi, di notevole caratura. Soriano non è soltanto terra di storia e cultura, ma anche un vivace centro commerciale, ancora legato all'antica e sapiente lavorazione artigianale. Io
oltre alla, quindi all'arte e alla cultura, il rilancio di questo, di questa piccola comunità e dell'azione della nostra come governo per far sì che la gente venga in questo paese punta oltre all'arte e alla cultura anche su quella che è l'economia locale, è un'economia che si basa appunto sull'artigianato e il commercio. Soriano è sede ormai delle, di quelle che sono rimaste diciamo le Fiat del paese, che ruotano intorno alle piccole fabbriche del Vimini, la lavorazione del Vimini e la lavorazione dei famosi mostaccioli. L'azienda Manila opera sul mercato da oltre 30 anni. Nata come piccola bottega artigiana a conduzione familiare, è giunta oggi ad esportare i propri manufatti in tutto il mondo. Il processo che porta alla realizzazione dei raffinati mobili e complementi d'arredo è scandito da fasi e tempistiche ben precise. La materia prima viene ammorbidita all'interno di vaporiere o attraverso l'impiego di una fiamma ossidrica. Le canne così lavorate vengono modellate in apposite forme e cotte nei forni. Solo in seguito a questi due fondamentali passaggi si passa all'assemblaggio e alla legatura. L'ultimo stadio della lavorazione è quello della verniciatura e della colorazione. L'azienda Dolciaria Alessandria rappresenta una tappa obbligata per i visitatori di Soriano che amano i sapori genuini. Tra i dolci peccati di gola prodotti e confezionati nell'azienda, tutti appartenenti alla tradizione gastronomica del territorio, spiccano i gustosi mostaccioli, chiamati in dialetto mostazzola. Da un impasto semplice a base di miele e farina, le mani esperte dei pasticceri sono in grado di creare piccole sculture dalle forme svariate. Soriano è paese che sta riflorendo, traendo nuova linfa vitale dal recupero e dalla valorizzazione delle proprie origini e delle proprie tradizioni. Vi invito a venire a Soriano perché è un posto veramente d'eccellenza della Calabria, un
posto d'arte, un posto di cultura, un posto di commercio. Il parco archeologico che stiamo realizzando sulle rovine dell'antico monastero, il museo, la pinacoteca che è in nuce, che dobbiamo inaugurare da qui a poco, il museo del terremoto che stiamo mettendo su con la collaborazione dell'Istituto Sismologico Italiano, cui è la direttrice la dottoressa Emanuela Guidoboni. Le biblioteche, queste due biblioteche fantastiche, soprattutto la biblioteca dell'Istituto Calabrese, che raccoglie decine e decine di migliaia di volumi, soprattutto sulla Calabria, non solo sulla Calabria antica, anche sulla Calabria moderna e contemporanea, e la biblioteca dei Padri Domenicani, biblioteca anch'essa importante perché raccoglie 25.000 volumi che vanno dal 400, quindi ci sono questi incunabili, 500, fino a tutto l'800. Soriano, fra l'altro, da poco ha iniziato ad avere alcune piccole strutture ricettive, si mangia bene, e per cui venite a Soriano, passerete qualche giornata veramente fantastica. Prezioso patrimonio storico e culturale e la cordialità degli abitanti rendono Soriano una cittadina da riscoprire, che rimarrà indelebile nel ricordo dei suoi visitatori.